presenti Silvana Mangano, Tania Weber e Franca Marzi che fa l'occhiolino a Fabrizi, il quale risponde con una serie di smorfie che non ci azzardiamo a interpretare anche se ci sono familiari. Si tratta di scegliere tra queste ragazze la candidata romana per il concorso di Miss Cinema, che verrà eletta a settembre insieme a Miss Italia 1953. Scelta nel mazzo delle concorrenti, ecco la vincitrice alla quale la Mangano impone il nastro della vittoria. Ora Renato Raschel procederà ad un controllo accurato. Signorina, mi permette di prenderle le misure di Venere? Aspetti un momento. Naso corto. Naso corto, aspetti. Oh. Vita giusta. Oh, vediamo un po'. Lo facciamo con la balza più alta. Lo vuole abbottonato di dietro? Comunque, guardi, a parte le misure, le faccio i miei migliori auguri. Di avere un grande successo e di fare tanti film. Ci vuole un bacetto.